Buon salvone, allenatore di Football Manager 2019! Ennesimo nuovo episodio del Chievo, incredibile! Terzo posto, ricordiamolo, poi andiamo a vedere la classifica prima, però... Ho aumentato il numero dei fisioterapisti, ho chiesto a Campedelli, nazionale, di darmi un fisioterapista in più, visto che abbiamo avuto un sacco di infortuni, voglio migliorare quella situazione lì. Poi mi sono chiesto, possiamo migliorare anche lo staff tecnico? E ho chiesto un numero di un preparatore in più. E lui in tutta risposta mi ha detto: Lucullus, te ne do due di preparatori in più e un fisioterapista come mi hai chiesto. Così andiamo a migliorare l'unico elemento debole che qui ci sta ancora, che è la forma fisica. E fisioterapia, insomma, siamo sotto e va migliorato. Qua, ripeto, non mi preoccupo fino a che non finisce la stagione. Quando la stagione finisce, poi andremo a vedere anche gli osservatori. Per adesso, secondo me, è inutile farlo, perché tanto non abbiamo i soldi per poter andare sul mercato, quindi era inutile lavorare su quel profilo lì. E ho già messo sotto trasferimento, sto già cercando, ho preso Urtiga, sto prendendo Urtiga come preparatore atletico, ci sta questa come preparatore recuperi infortunati, che però per l'under 18, perché c'è un solo posto per la medicina, che verrà preso presumibilmente da questo fisioterapista qua, che sembrerebbe molto forte, Antonio Fernández Guerre. Non so se è codesta la pronuncia, questo è spagnolo, io non conosco il spagnolos, quindi mi rimetto alla vostra bontà e magnanimità. Per quanto riguarda il calendario, vi ricordo, nell'ultimo episodio abbiamo abbiamo vinto col Napoli, abbiamo vinto con l'Udinese, abbiamo vinto anche col Carpi, con le riserve, quindi non state lì a pensare me ce le fatte rigori 1-1, con le riserve ho giocato. Abbiamo cambiato il modulo, perché finalmente Lucullus, che ogni tanto pensa, giustamente, ha elaborato una tattica per utilizzare il trequartista, visto che abbiamo Pucciarelli, che non è un attaccante, ma sembrerebbe ogni tanto sotto porta dare qualche fastidio, allora io ho pensato di metterlo trequartista. Mupet ha fatto due gol già, da punta, non ci crede quasi nessuno, però è così, è riuscito a fare ben due gol, e quindi insomma la tattica col trequartista sembrerebbe funzionare. Io ho già fatto vedere che i centrocampisti si comportano in maniera diversa, io ho già fatto vedere che i terzini sono di spinta e quindi si comportano in maniera diversa rispetto agli altri, questo c'ha libertà di movimento e muoversi negli spazi, perché chiaramente deve andare lì a penetrare, ma poi alla fine tirerà di meno perché cercherà di passare più che altro ai suoi compagni, che dovrebbero avere una maggiore proposizione. Speriamo che la situazione funzioni, continui a funzionare, andiamo a vedere, come di consueto, come va il Parma, in maniera tale da crearci anche un set di allenamento migliore per questa settimana. C'è Jacoponi sulla lato destro, non spinge tantissimo perché c'è accelerazione solo 11, giustamente già un vecchietto, c'ha 31 anni, Lucullus, non è mica da buttare, no, sì, calcisticamente parlando per quanto mi riguarda, sì. Colpo di testa 13, contrasti 13, cross 13, marcatura 14, questo è un terzino, sembrerebbe più di difesa, anche perché Devlin è molto basso, c'è il cross invece alto, difesa massimo supporto. Gobbi invece, c'ha accelerazione anche lui molto bassa, velocità anche lui insomma sufficiente, c'ha resistenza molto bassa, io spero che giochino con Gobbi, c'ha 38 anni e se quello era da pensione, questo di che cosa è? Reparto geriatrico. Intuito 13, posizione 13, senza palla 15, quindi caspiterina, senza palle è molto elevato. Dribbling 11, cross 14, questo secondo me quando era giovane era un terzino fluidificante d'attacco. Rigoni, già 33 anni quindi non corre, e colpo di testa 14, però marcatura 13, sa difendere questo qua ma è lento. Vediamo Barilla, fisicamente sta messo un po' così, comunque bello che è sufficiente. C'ha cross 13, dribbling 13... E quindi sa saltare anche l'uomo, attenzione, però non c'ha tanto in senza palla. Vabbè, un centrocampista abbastanza trasversale, in realtà può fare entrambe le fasi, però non mi stupisce. Stulak, questo l'ho visto in un top 11, se non mi sbaglio, qualche volta, non è male. C'ha senza palla, visione di gioco, tecnica, tiri da lontano e passaggi, questo sa fare sia il regista che il centrocampista di quantità o la mezzala. Sa fare sia il regista che la mezzala, secondo me, questo qua è un profilo molto interessante. Calci piazzati 17, tra l'altro. Oh, finalmente un bel centrocampista. Determinazione 13... Migliorerà ma non tantissimo, integrità fisica 15, molto bene. Oh, questo non mi sembra male, io questo me lo metto in lista. Poi, Sprocati, questo pure mi sa che ha fatto già qualche gol, però a me non sembrerebbe nulla di che, c'ha accelerazione, agilità e velocità minimi, c'ha senza palla molto basso, tiri da lontano 13, che non è male in realtà, dribbling 13, controllo palla 13, un minimo, sa saltare anche lui, ma sinceramente a me questo non mi fa paura, ti farà tripletta Lucullus, ricordatela questa, me la segno. Segnetela, non farà la tripletta. Gervinho, generazione 18, velocità 17, agilità 15, resistenza solo 11, quindi questo non regge 90 minuti andare avanti e dietro.
avanti e dietro. C'ha senza palla 15, c'ha controllo palla 13, dribbling 14, finalizzazione 13. Questo sottoporta è pericoloso. Se fosse al posto dell'allenatore del Parma, lo metterei un po' più con fase di con compiti di attacco, ma meno con compiti di difesa, perché questo qua non ce la fa a fare avanti e dietro. Dovrebbe sostare più che altro qua. Io metterei come esterno d'attacco, non gli direi di tornare indietro. Quindi Gobbi dovrebbe fare un bel lavoro. Qua potrebbe lasciarci via libera. Chi è la nostra alla destra? Pavon. Qua dovrebbe andare a nozze con tutti gli spazi che dovrebbe lasciargli Gervinho se non torna indietro. Inglese c'ha colpo di testa 16, dribbling solo 12. Questo è l'unico punto debole di Roberto Inglese, perché questo è un bell'attaccante. Finalizzazione 15, senza palla 14, impegno, determinazione. Poi fisicamente sta messo molto bene. Certo, la velocità fosse stata 1 o 2 punti in più sarebbe stata ancora meglio, ma c'ha forza, c'ha massima elevazione, alto pure 1,87 e pesa ben 85 kg. Sa giocare spalla alla porta, questo è un bel attaccante. E la Fiorentina perde 2-0 contro la Juventus, ma sto Ronaldo segna in continuazione, sono 15 gol in 15 partite, mannaggia, ma come lo riprendiamo più? In questo momento ci abbiamo addirittura 10 punti e Loculus, come lo volevi vincere sto scudetto? Vabbè, l'ho detto che era quasi impossibile, però in Champions ci siamo, vedi che ci siamo in Champions, chi l'avrebbe detto? Chi ci avrebbe scommesso? Hanno cambiato qualcosa però, perché c'è Kučka adesso, e non c'era prima, come Kučka... Questo dovrebbe essere un centrocampista di quantità / mezzala. Più centrocampista di quantità, dice lui. 31 anni, un po' lento in accelerazione. Buono. Senza palla però c'ha buoni tempi di inserimento, c'ha un ottimo tiro da lontano. Questo purtroppo me lo ricordo, che c'è il tiro da lontano forte. Mi ricordo qualche partita di Serie A. Io ho giocato in grandi squadre, fammi controllare. Te le ricordavi il Gullus? No, mi ricordavo il Genoa. Non mi veniva il Milan, quindi non l'ho detto, così non facevo brutte figure. Pure la difesa è cambiata però. C'è Bastoni, questo difensore giovane è molto promettente, però è lentino, c'ha intuito, posizione, marcatura e non sono eccezionali, solo colpi di testa e contrasti sono abbastanza decenti. Com'è Gagliolo? Gagliolo! E accelerazione e velocità sono buone per essere un difensore centrale, intuito, posizione anche qua non sono niente di che, colpo di testa e contrasti più che sufficienti, ma niente di che. Vabbè, secondo me non ci dovrebbero essere problemi, possiamo andare dritti per la nostra strada con il modulo scelto. Datevi la mano, signori, e si può partire. Attenzione a Pucciarelli, su calcio d'angolo per Bani, che ha perso completamente il tempo e non so cosa ha combinato, ma Pavon! Su chi gliel'ha passata? Fammi vedere chi gliel'ha passata. Io sto cliccando a vuoto, non mi sta facendo vedere. Non lo so chi gliel'ha passata, Pavon, però ha fatto un gran gol. Forse lo riesco a vedere da qui, Pucciarelli. Bastoni a De Paoli gliel'ha passata. Vedi che De Paoli sta azzeccando adesso a giocare col nuovo modulo. Grande De Paoli, Lugulus azzeccare è italiano. Azzeccare è italiano, non sto dicendo fesserie. Pucciarelli la passa a Piazon, che potrebbe passarla a Jarosiski, ma guarda come si muovono bene stavolta. E Jarosiski però tira addosso a Sepe. Vedete come ci sta molto più passaggio, ci stanno molti più inserimenti, proprio perché ci stanno molti atteggiamenti in supporto. Con l'atteggiamento in supporto dei giocatori non vanno tutti in avanti per forza, vanno se trovano gli spunti. Se non vedono gli spunti non partono per forza in attacco. La differenza con l'atteggiamento d'attacco è che il giocatore messo in atteggiamento d'attacco prende parte, poi se non ci sta l'occasione, la possibilità di partire, lui parte lo stesso, mentre col supporto invece c'è più trama, più gioco. Quindi se volete far girare di più la palla, l'atteggiamento in supporto va meglio. Chiaramente, mettere tanti atteggiamenti in supporto significa che poi dovete mettere una mentalità non offensiva, perché la mentalità offensiva richiede un minimo di 4-5 giocatori con atteggiamento offensivo. Questo ricordatevelo sempre. Attenzione, c'è il VAR. Barilla ha combinato. Rigore o punizione? Punizione dal limite. Jarosiski la mette al centro. Sepe ci arriva. Pavon non sa che fare. Cincischia, mannaggia. Lui cincischia sempre. È come se non avesse l'idea di quello che deve fare sul momento. E poi ci pensa troppo. Un'altra volta uno spicchio. Ci ha fregato la proiezione perpendicolare dell'ultimo pezzettino. Anche stavolta la Goal Line Technology ci dice no, Loculus, non va. Pucciarelli al centro. Per Mupai, Mupai è una palla persa. Rigoni da fuori aria, vola Sepe, ma non serve perché la palla era sbagliata. Rigoni ogni tanto lo azzecca il gol, ma spesso e volentieri me lo sbaglia. Comunque 1-0 sul Parma, chi si lamenta? Stiamo andando alla grande. Calcio di punizione per Gervinho, attenzione, palla al centro, ci va Barba, ma si perdono Grassi tutti quanti. Io l'ho detto che Grassi era forte. Ritorniamo ad avere problemi sui calci piazzati. Direi a questo punto di domandare un po' di più. Gervinho l'ha messa al centro, non c'era nessuno qua, eh? C'era nessuno qua. Grazie che poi segna Grassi, grazie, sta da solo.
palla al centro per Bani, grande gol. Non tazza da annullarlo, non l'annulla perché l'assistente se ne sale su, quindi vuol dire che per lui va tutto bene. Quando l'assistente parte con la bandierina verso il centro del campo è proprio il segnale che giustamente il gol per lui va bene, a meno che poi chiaramente non interviene il VAR e dice no, non mi va. Ma se è Mupei o Bani? Non ho capito, perché Bani l'aveva colpita anche bene, però l'ultimo tocco è stato di Mupei. Grande Chievo, Piazzon su un calcio di punizione che non ha mai segnato e infatti non è cambiato nulla, è il giocatore con più valori in calci di punizione e giustamente non la segna mai. Pavon perde sempre il tempo, l'attimo, ragiona troppo sto Pavon, fai meno pensieri Pavon e più azioni. Rabbas, guarda quanto è lento, la palla la prende Gervinho, cioè camminava Rabbas. Vabbè, tutto tranquillo, boy, io. Stavo vincendo, Lugulus, ma che te frega, io cammino. Ma sì, cosa? Poi dici che non ti faccio giocare, grazie, non del tutto, per tutto. Colpo di testa 16, contrasti 14, marcatura 14, non sono valori elevati, intuito posizione anche qui non sono valori elevati, però c'ha forza 14, massima elevazione 15 con un'altezza molto alta. Qua dobbiamo cercare di correre più velocemente possibile, perché se la mettiamo sulla staticità, questi ci fregano. Quindi se utilizzate, quando incontrate queste squadre qua, mi raccomando, puntate sulla velocità. Colpo di testa 15, contrasti 14, controllo palla 14, è tanta roba per un difensore centrale. Massima reazione 14, forza 15, 1,87 per 85 kg, mamma mia. Questo pure è un buon problema sul fisicamente. Romagna, colpo di testa troppo basso però, 12. Intuito e posizione invece buoni, per un soprattutto perché stiamo parlando di un giocatore di 21 anni che ha già 15 in marcatura, attenzione, determinazione 12, questo va tenuto sotto controllo, è dell'under 21 italiana. E forza 13, massima azione 13 e alto 1,85. Questo va monitorato perché secondo me potrebbe darci qualche soddisfazione. Poi Serna, questo è vecchissimo, c'ha senza palla molto basso, è molto lento, questo non può fare sovrapposizione, è un rischio proprio metterlo lì perché non è difeso, io non l'avrei messo là. Però cross 18, caspiterina, questo potrebbe fare i cross da lontano, quindi senza arrivare fino in fondo, senza le sovrapposizioni, quindi è una squadra con un baricentro molto molto basso, proprio perché questo terzino non avanzerà sicuramente. Attenzione perché calci d'angolo 15 e calci piazzati 17, fate attenzione anche a queste cose. Pellegrini, questo è quello della Roma probabilmente in prestito. Lucullus, questa la sai, sì, ero preparato. Accelerazione 14, agilità 14, velocità 14, un giocatore di movimento nettamente diverso da Serna. Cross 14, dribbling però non è altissimo, quindi più che andare in dribbling anche lui andrà in supporto, molto più in avanti rispetto al giustamente giocatore sulla destra, abbiamo visto Serna, però insomma lui sicuramente avanzerà un po' di più, ma non è un vero e proprio terzino fluidificante d'attacco, quindi io questo terrei più in considerazione come esterno completo forse, ma non come terzino fluidificante. Barella, giocatore fenomenale, l'ha comprato pure l'Inter, l'ha pagato un botto di soldi e il vale tutti però, perché questo è veramente un bel giocatore. Accelerazione, agilità, velocità, visione di gioco, tecnica, questo è un classico centrocampista di quantità. Poi ci sta dribbling 13, che non guasta mai, contrasti 14. Questo è un giocatore che recupera la palla e rilancia la manovra offensiva, e tra l'altro sa fare anche qualche gol, anche se qua la finalizzazione non è altissima, e il tiro da lontano è solo 12, ma lui migliora tantissimo, assolutamente da tenere in considerazione. Non mi ricordo se questo lo tengo già in lista o meno. Sì, ce l'ho in lista delle giovani stelle. Bradaric è un centrocampista di quantità con visione di gioco 15, quindi non è un centrocampista di quantità, questo sembrerebbe più un regista, infatti c'ha pure passaggi 16, questo è un regista, non è un centrocampista di quantità in supporto, assolutamente, qui c'è un errore di valutazione del gioco. Cristian Oliva è un giocatore abbastanza mediocre da un punto di vista fisico, mentalmente non è messo neanche male, soprattutto per avere 22 anni, determinazione solo 11, però un 13 sarebbe stato meglio. C'ha però tecnica, attenzione, tiri da lontano e movimento senza palla. Non sa né di regista, né di centrocampista di quantità puro, né di mediano puro. Quindi è un centrocampista che ancora deve trovare il suo, la sua dimensione, secondo me. Birsa è un centrocampista offensivo classico, di movimento, quindi più che di pensiero. C'ha però visione di gioco 14, c'ha passaggi, c'ha tecnica, c'ha tiri da lontano. Questo è molto pericoloso se gli lasci lo spazio, perché c'ha dribbling e c'ha anche la possibilità di punirti da lontano. Quindi non bisogna lasciargli lo spazio libero per tirare. Meno male, almeno sta perdendo un po' di qualità fisica in accelerazione e velocità, visto che ha 32 anni. E tira dalla distanza, tira piazzando la palla, gestisce il pallone come attributi. Pavoletti, Pavo Gol! Pavoletti c'ha 20 in colpo di testa, mamma mia!
senza palla 14, fine azione 15. Meno male che almeno un po' lento, così diciamo, può essere un po' meno pericoloso. Ma attenzione ai calci d'angolo, questo è tremendo su calci d'angolo, non bisogna farlo partire. Qua bisogna difenderci con le palle alte, e sui calci d'angolo difensivi dobbiamo trovare la possibilità, assolutamente una sessione per queste due cose. Allora, dove sta il Cagliari? Intensità. Qua è perfetto, ci mettiamo subito, immediately, difesa palla alta, sulle palle alte, poi ci mettiamo qua, ci mettiamo la calci piazzati, angoli difensivi, se mai che ci freghi proprio così, e per il resto io ho fatto il mio, 1,40 per la vittoria del Chievo, 3,75 per il pareggio, 7,50 per il Cagliari, dai numeri che dicono i broker, sembrerebbe che noi siamo quelli avvantaggiati. Negli ultimi 5 partite il Cagliari, il massimo che è riuscito a fare è stato un punto. Ma il Cagliari dove sta? È terz'ultimo. Ma hanno cambiato qualcosa, mannaggia. Non è la formazione di prima, hanno messo Joe Pedro in avanti vicino a Birs e Pavoletti. Questo c'ha dribbling ma non c'ha finalizzazione. C'ha tecnica, tiri da lontano, c'ha senza palla visione di gioco. Questo è un falso 9, fammi vedere. Classico falso 9. C'è accelerazione, velocità, resistenza non è altissimo per uno che si muove molto, però l'hanno messo più avanti probabilmente per quello, hanno messo Pavoletti più dietro, strana scelta. Comunque Birs rimane sempre lì. Padoin, guardalo, il talismano. Lugullus, sei già finito, tu non lo sai, ma io sono della scuola di Okuto e ti ho già fregato. Vedremo Padoin, vedremo. Cranio in porta, questi mi hanno fregato con questa tattica diversa. Mo come faccio? Perché loro sono, partono con un baricentro più basso. Io sono in positiva, però sono molto spinto in avanti. Quindi cosa faccio? Mi adeguo. No, così non va bene. Mi adeguo così e la metto in positiva e mi abbasso anche la difesa, così non mi fanno i gol con il signor Pavoletti in profondità. Tonali allarga. Allarga. Non allargato, la butta davanti a Pavon che la mette al centro per Mupai che fa un gol incredibile. L'assistente se ne va via verso il centrocampo. Questo è gol. No, va a vedere il VAR. Mo ti faccio vedere che va a vedere il VAR e l'annulla. L'hai confermata? Sembrerebbe confermata. Quarta rete di Neil Mupai. C'è stato anche l'intervento di chi? Chi è costui? Romagna, ma non ce la fa. Io l'ho detto, Romagna era lento o non l'avevo detto? L'avevo detto. Romagna, grande giocatore, ma è lento. Palla al centro per Benasser, guardalo! Addirittura siamo noi che facciamo gol su calcio d'angolo con Benasser, che è alto non 1,90. Non 1,90, ma insomma, un minimo d'altezza ce l'ha. Era tra 1,70 e 1,80, non mi ricordo precisamente adesso. Comunque, fisicamente a me piacciono i centrocampisti centrali, comunque, che hanno un minimo di forza fisica. Palla in avanti ancora del Cagliari, ma Pedro passa la palla a Pavoletti. Pavoletti per Birsa, lo trova da solo. Guarda che, no, che hai combinato, mo ti fai espellere. Ma prendi il gol, ma non ti fare espellere. Non ci lasciare da solo in 10. Benasser. Mo mi tocca togliere per forza Mupé, perché so che non ce la fa da solo, e mettere un centrocampista centrale. Solo che io ce l'ho tutti offensivi. No, c'ho Rigoni. Metto Rigoni. Mannaggia Benasser, mannaggia. Pavon avanza Pavon, passa sta palla per Pucciarelli in area di rigore. Pucciarelli, caspita che tiro! Oh, Pucciarelli c'ha un tiro, niente male. Pavon, vedi che stava per perdere palla, poi passa all'ultimo secondo. Pucciarelli non viene trattenuto. Fermo un attimo. Chi è costui? Che è lento, Romagna, vedi, è sempre lui. Ma io quando parlo, perché non mi sta ascoltare nessuno? Perché non mi dice bravo nessuno? Vedi che ci sono letture tattiche sotto. Coi difensori lenti, bisogna giocare in velocità. Il Cagliari avanza ancora per vie laterali. Barba però è abbastanza veloce, però perde palla su Pavoletti. Dimmi tu com'è possibile una cosa del genere. Fammi capire un po' quando c'ha in aggressività Pavoletti e quando c'ha Barba, perché sta cosa non mi quadra. Padoin l'aveva lanciato, vedi, me l'aveva promesso Padoin il gol, ve l'ho detto, come mi guardava si capiva tutto. Guarda Barba, sto passaggio, ma non mi ha fatto fare anche un altro gol così Barba, passandola indietro male.
o è una mia, o è un mio flash inventato dal mio cervello. Mi pare che è successa una cosa del genere, già in un'altra partita. Comunque, e De Paoli, vedi come avanza bene, la passa pure bene per Rigoni, che giustamente non sa tirare. Ma mi spiegate perché mi sbaglia sempre i tiri Rigoni? C'ha la Maupeite, non riesce a tirare bene. Jarosinski, palla al centro, per Bani che di testa vola, ma non vola abbastanza. Pavon, allarghi per Jarosinski, Jarosinski avanza per vie centrali, la passa a Pavon, il tiro, il gol di Pavon. Guardalo Pavon, Lugulus, ma che smorfie fai? Lascia fare, Jarosinski, grande percussione centrale, poi Pavon, che tiro, mamma mia, Pavon, vedi che semina il panico, giocatori con agilità elevata, con velocità elevata, con accelerazione elevata, seminano il panico. Compratene almeno uno sulla fascia, o destra o sinistra, ma almeno uno ci vuole. Due forse sono troppi, perché di solito giocatori così, tipo Rashford, poi non sanno difendere e poi vi lasciano dei buchi. Però almeno una delle due fasce io vi consiglio di averlo, se giocate chiaramente con le fasce. Tonali agguanta la sfera, è già ammonito. La passa a Rigoni, caspiterina, 75esimo, quanti ammoniti c'ho? Due. E io Tonali quasi quasi lo toglierei, non voglio rischiare, però caspiterina, questo è ancora più offensivo. Ma quelli ammonito, se mi becco se gioco in 9 è un casino. Tonali da fuori aria, potrebbe tirare? No, la passa De Paoli, De Paoli potrebbe fare un bel cross, ma non lo vuole fare. Quindi la palla torna a Gio Pedro, che potrebbe far ripartire Cagliari, però sta aspettando che la squadra salga, giustamente. Pellegrini lancia verso Pavoletti, fermalo Barba, sì, col cavolo. Gio Pedro tira, ma tira fuori, molto bene per noi, stiamo rischiando un casotto. Ma il Napoli ha vinto, quindi cioè, serve a nulla sta vittoria. Siamo rimasti sempre in scia per 7 punti dalla Juventus, però il Napoli ha vinto, quindi mancano sempre, siamo sempre con quei 3 punti di svantaggio sul Napoli. Allargo ancora per Jarosinski, il Chievo potrebbe mettere al centro per Rigoni di testa. Vabbè, ma vai al ciuffolo, tu non sai tirare di piede, sai tirare di testa, ma non si è vista mai una cosa del genere. Rigoni, che mi fai gol di testa, ma ha fatto pure un altro gol di testa contro il mitico Olsen. È meglio di testa che di piede, non ci credo. E io non l'avevo manco messo titolare, vedi Lugullus? Hai sbagliato la scelta del centrocampista. No, perché pure Benassere in realtà ha segnato. Lugullus potevi metterlo a posto di Tonali. In effetti sì, perché Tonali non ha giocato benissimo. Alla fine 5-1. E la Peppans. Mamma mia, ma siamo uno squadrone. GG. Mo si viene da troppi risultati positivi, quindi non si può vincere. Lugulus sta già piangendo, sì. Sempre, sempre, sempre piangere. Colpo di testa 14, contrasti 15, marcatura 16, intuito 17, posizione 15. Questo è un gran bel difensore, non ha grossi punti deboli. Certo, l'aggressività poteva essere un po' più alta. C'ha determinazione, decisioni, coraggio e concentrazione. Questo è un bel difensore, c'è niente da dire. È un bel difensore, ma che lo metto a fare in lista? Tanto questo non verrà mai. Zapatone, com'è Zapata quello là del Milan? Colpo di testa, contrasti, marcatura, niente male. Intuito e posizione, è un po' scarso in intuito più che altro. Forza, massima elevazione, alto 1,86 per 78 kg. Decisioni però 12. Aggressività 15, no, vabbè, questo è un bel difensore comunque. Borini, come Borini? Ma l'ha messo terzino, Borini! Ma cosa si è fumato l'allenatore del Milan? Accelerazione, agilità, resistenza e velocità, ma marcatura c'ha 8. Questo lo saltano che è una bellezza, ma è una cosa insensata. Capisco che non hai idea di dove metterlo, ma terzino mi sembra eccessivo. Montolivo? Quasi capisce che è FM, tu non avresti mai giocato. Certo, in accelerazione, otti in velocità, magari lo mettessi sto giocatore, mi faresti un favorone. Questo è un regista arretrato classico, c'ha passaggi, tecniche, visione di gioco classici, proprio valori di regista arretrato. C'è anche un minimo di impegno, gioco di squadra, freddezza. Calci piazzati, no, 11, rigori 14. Beh, c'ha 33 anni, non ho paura di te. Che sì, caspita, questo è un bel giocatore. Accelerazione non altissima, ma va bene per la parte centrale del campo. Velocità, c'ha forza. Gli manca un po' di tecnica, un po' di tiri da lontano in più. Anche se secondo me, che sì, ha un po' di tiri in più. Gliel'avrei messo un po' più alto. Simo Bertolacci, fai giocare. Fai giocare questo scandalo. 14 in accelerazione, 13 in velocità, resistenza 14, senza palla, visione di gioco, oh, non è mica male su FM, tecnica 14, tiri da lontano 12, buttalo via, marcatura 9 però, non sai marcare, tu sei più un centrocampista di quantità, a quanto pare. Mezzala? Volendo potresti anche fare la mezzala, sì, perché però non c'è tanta finalizzazione, no, secondo me tu sei un centrocampista di quantità, classico, tu sei un classico centrocampista di quantità. Bene, e Suso?
Suso invece, beh, giocatore fenomenale, dribbling, finalizzazione, passaggi, tecnica, tiri da lontano, senza palla, gioco di squadra, fantasia, freddezza, questo è un bel problema, però ha spesso il passaggio decisivo, allunga per superare l'avversario, evita di usare il piede sbagliato, pure, e si accende sulla fascia destra, palla al piede, questo è un problema. Facciamo difende con le palle basse, a quanto pare, a meno che Cutrone non sia forte di testa, io temo che sia forte di testa. Castiglieco e velocità, resistenza, accelerazione, senza palla, tecnica, tiri da lontano, passaggi, dribbling, cross, controllo palla, finalizzazione non altissimo, questo è un'ala, sì, questo è più un'ala che un esterno d'attacco, questo pure dovrebbe essere più un'ala che un esterno d'attacco, anche se volendo questo può giocare pure da esterno d'attacco, effettivamente sì, c'ha finalizzazione, no, questo è più esterno e questo è più ala. Cutrone, vediamo come sei messo tu, c'è un 14 in colpo di testa, finalizzazione 16, senza palla 15, agilità, accelerazione, velocità, forza, massima di azione non altissima, alto però 1,83, caspiterina, 75 kg, aggressività, determinato, sono pericolosi sia sulle palle alte che con palla a terra, questi qua, attenzione Lucullus. 2,50 per il Chievo, 3 per il pareggio, 2,60 per il Milan, non ci crede nessuno a queste quotazioni, io te lo dico, te pareva? Caldara, Romagnoli, Musac, difesa 3. Rodriguez, Calabria per spingere sulle fasce. Bakayoko, che sì, Paquetà. Jarosinski avanza sulla fascia, la mette al centro, per la punta, non arriva, ma arriva Pavon. Grande Pavon. Quasi quasi potrei subito spostarmi verso la parte di, cioè, difendere meglio e di evitare che mi facciano gol. Potrei mettere un 4-5-1 e chiudermi alla grande. Solo che dovrei fare la sostituzione di Pucciarelli. 15 tiri a 3, 9 tiri a 1 in porta. Grande Chievo. Stiamo dominando pure contro il Milan. Ma stai attento che questi sono fettentoni. Questi hanno la tecnica. Non come i tuoi pipponi. Quello è vero. Parliamo alla squadra con calma. Con calma. Mi va bene come state andando. Bravi ragazzi, io non vorrei che si mettessero un po' troppo sull'adagio. Ma aspetto sempre che il Milan faccia l'unica azione del secondo tempo per farmi gol. Ma ormai manca un minuto, 10 secondi. Rimessa laterale per il Milan. Arbitro fischi. Calabria spinge, non spinge perché l'arbitro finisce qui. Termina qui la partita con il triplice fischio. Ci salviamo così. Avevo pronosticato un pareggio prima della partita. Se devo essere sincero, sono sorpreso che il Chievo abbia vinto. Sono ancora convinto che le squadre si equivalgano a chi, signor Salvatore Caracciolo? Come si permette del Corriere del Calcio? Come si permette No, in realtà sì, siamo stati fortunati. Si è visto nulla, si è vista Nazio. Forse una delle partite più brutte che io abbia mai fatto su FM, si è visto nulla, statistiche stratosferiche, però non si è visto nulla. Roma 2, Sampdoria 0, gol di Dzeko e Under. Sassuolo 1, Inter 2, Vesino Icardi. Icardi segna un sacco di gol, altro che nella realtà che lo hanno messo fuori rosa, non è più nel progetto di Conte, questi lo venderanno a 4 soldi, chissà chi. Jankovic e poi Simic, 2-0, Torino perde con la Juventus, ma guarda un po', il solito Ronaldo, ma guarda un po', segna sempre lui. Noi ci lasciamo qui e vi metto giusto la schermata dei gol, anche qua, anzi no, vi metto quella delle medie per farvi vedere che De Paoli si è ripreso anche con sto modulo. Un saluto a tutti e buon proseguimento qualsiasi cosa state facendo.